Ciao a tutti ragazzi, sono Piccola Kaji, vi chiedo scusa dell'enorme ritardo, dell'assenza, ma mi era presa una piccola crisi, non avevo più voglia né di leggere né di fare video, di cose. Avevo pure scelto di chiudere il canale, però ho parlato con una persona e diciamo mi ha fatto cambiare idea, so che mi ucciderebbe se io chiudessi il canale, se vedi il video capisci che sei tu. Non dico altro. Allora, questo sarà il video degli acquisti di fine giugno, con enorme ritardo di un mese. No, di più di un mese, perché oggi è primo agosto. E vabbè, sono solamente 5 manga, quindi niente di che, in poco tempo ce la faccio a farli vedere. E il prossimo video sarà gli acquisti di inizio e fine giugno, inizio e fine luglio. E partiamo subito con la Flashbook, di cui c'è solo un numero. Un volume ed è il primo numero è di Best Master di Kiyosuke Motomi. È un volume che mi è piaciuto tantissimo. La storia mi ha attirato subito. Questa ragazza, cioè lei, ora non mi ricordo come si chiama, Yuko. È una ragazza, ama gli animali in modo, però la sua dimostrazione d'affetto è eccessiva. Per cui gli animali scappano. E invece questo ragazzo che ha un modo selvaggio, un modo di vivere selvaggio, non so, qui non viene spiegato bene come mai è così, cosa sì, si affeziona a lei e inizia la loro storia. Un numero interessante, mi è piaciuto molto, sarà composto solamente da due volumi, quindi fra 2 mesi, cioè ora, agosto, esce l'ultimo numero. E io lo consiglio perché è veramente bello e anche i disegni a me piacciono tantissimo. Soprattutto lui, guardate come è disegnato bene, cioè mi piace tantissimo. Comunque, Bestmaster 5,90€ della Freshbook. Poi passiamo alla Planet Manga, di cui ho solamente due volumi, che è il primo è Death Note numero 5, al prezzo di 4,50€. Su questo manga non c'è da dire nulla perché tutti conosceranno Death Note e mi sono arrivati anche il Cell 7 che dovrò andare a prendere. Poi il primo numero di Honey Blood, un manga sui vampiri. Io, essendo fissata con vampiri, ho deciso di prenderlo. Sarà composto da 3 volumi. Come storia mi è piaciuta. Cioè, mi piace, i disegni sono molto ma molto belli. E costa 4,30€. Mi sembra che la Planet abbia cambiato la foderina, la foderina, la copertina, è più rigida, molto più rigida di prima. E comunque la storia parla di questo ragazzo che è uno scrittore di libri su vampiri. E di questa ragazza che in parole all'inizio non ha molta attrazione per lui, ma poi per scoprire se come si dice, se oddio, non mi viene la parola. Se non mi viene, aspettate. Se l'aggressione che da quando mo sto facendo un casino della Madonna. Scusate, ma veramente non ce la faccio. Allora, il proprio poi bana. Scusate, scusate davvero perché oggi non ce la faccio. Però non voglio rifare il video dall'inizio, quindi continuo da qui. Allora, in popolare questo ragazzo è uno scrittore di romanzi su vampiri. Da quando si è trasferito in un quartiere succedono aggressioni. Questa ragazza vorrei scoprire se lui cioè, ha un vampiro oppure no. E vabbè, da qui inizia la storia. Ho fatto veramente un casino per questa cosa, ma scusatemi, ma non ci sorto oggi. Vabbè. E poi gli ultimi due volumi sono della Star Comics. Il primo è Love Begins numero 3, al prezzo di 4,20€. La storia si sta evolvendo molto bene, mi piace sempre di più. Ora non ricordo se il prossimo esce. Oddio, oggi sono afrana, è impressionante, oggi sono veramente afrana. Al prossimo esce ad agosto, quindi questo mese. E l'ultimo è To Love Ru numero 5, sempre al prezzo di 4,20€. Come storia,
Secondo me è leggera, però mi piace, mi fa ridere, cosa che da un po' che non mi capita spesso, cioè con manga, anche comici, non mi capita spesso di riderci. Invece questa storia mi fa veramente ridere. Allora, questi sono gli acquisti, scusatemi ancora di tutto il macello che ho fatto per spiegare, ma oggi veramente è così. Un prossimo video non lo so quando lo farò perché fra 2 giorni è il mio compleanno, evviva, 19 anni, oddio, mi sento vecchia, quindi lo farò sicuramente dopo il mio compleanno. Ci vediamo al prossimo video, ciao!